Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi sarà un video haul, poi vi spiego anche perché. Fondamentalmente, per chi mi segue su Instagram, in realtà già lo sa perché l'ho già detto, su Instagram sono SissaBio. Comunque, mi si è prima rotto il computer, poi mio papà mi ha aggiustato il computer, dopodiché cosa è successo? Mi si è rotto il wifi, quindi ho dovuto aspettare che la linea wifi venisse di nuovo aggiustata. Quindi praticamente è passato più o meno circa 2 settimane e mezza dall'ultima volta che ho... anche di più, forse 3 settimane dall'ultima volta che ho fatto l'upload di un video su YouTube. Purtroppo ho avuto un po' di, diciamo, di problemini di questo genere. Comunque ho perso in realtà anche tutto il materiale, perché avevo registrato dei vari pezzi di un lookbook autunnale, perso tutto, quindi adesso devo ricominciare da capo. Ho perso anche degli altri video che avevo registrato, che avevo intenzione di caricare. Comunque ho perso tutto perché io, geniale, non ho fatto nessun tipo di backup. Quindi, vabbè, colpa mia. Mi raccomando, fate backup, ragazze, perché sennò perdete tutto, come è successo a me. Comunque, torniamo a noi. Il video di oggi sarà la prima parte di un haul che è molto grosso, di conseguenza diciamo tutte le cose che ho comprato questo mese e un pochino di più. Comunque parto subito dall'haul di Zara, quindi il video di oggi sarà un haul di Zara, perché ho comprato veramente tante cose da Zara, tant'è che ho ben non una, non due, non tre, ma 4 borse di Zara, quindi capite che effettivamente ho un po' di cosine da mostrarvi. Zara ha fatto una collezione veramente carina, a mio parere. Non sono ancora riuscita a prendere tutte le cose che mi sarebbe piaciuto prendere, perché alcune cose purtroppo non le ho più trovate. Comunque ho preso alcune cose molto basic, quindi ho fatto la scorta di cosine basic per questo autunno-inverno, e poi ho preso alcune cosine particolari, perché le cose particolari di Zara sono sempre carine. Allora, partiamo subito da sacchettone grosso. Quindi, allora, partiamo dalle cose basic, così me le tolgo. Allora, prima cosa basic, questa. Avete presente quei maglioncini che probabilmente avete visto più o meno in tutte le salse, con queste perline sulla manica? Bene, io ne ho prese. Ho preso questo in blu. In realtà, vi spiego, avevo preso l'anno scorso quella con le perle e aveva anche un volant qua intorno. Purtroppo era scomparsa, mia mamma non la trovava più perché io, sapete, ho fatto il trasloco, quindi in realtà diciamo che pensavo fosse rimasta la mia mamma. Mia mamma non la trovava più, ho detto, boh, sarà andata persa, amen. La ricompro. Ho mandato mia mamma in missione, peccato che sia tornata a casa con quella blu scuro e non quella nera. Però alla fine ho visto che mi piace, alla fine poi penso di utilizzarla lo stesso. Di conseguenza ho deciso di tenerla comunque, quindi tengo questa qua anche sul blu scuro. Il prezzo di queste maglie, di tutte quelle che vi farò vedere perché l'ho presa in diverse colorazioni, è 19,95. Quindi l'ho presa blu, poi... aspettate che vi faccio vedere, devo fare un po' un misto perché ho cose in vari sacchettini. Poi l'ho presa in nero, perché appunto siccome l'altra era andata persa, l'ho ripresa in nero. Quindi se questa qua, tra l'altro, senza etichetta, semplicemente perché l'ho già utilizzata. Quindi questa. Poi, dopo aver comprato questa qualche giorno fa, mia mamma ieri mi manda un messaggio e mi dice: ma sai, Silvia, ho trovato la tua maglia, quella nera di Zara col volant. Ok, ho già tolto l'etichetta, e allora cosa faccio? L'ho anche utilizzata, allora cosa faccio? Vabbè, le tengo entrambe, quindi alla fine avrò 2 maglie di Zara praticamente identiche, semplicemente si differenziano per la presenza qua di un volant. Comunque, vabbè, alla fine mi piacciono quindi queste maglie, quindi va anche bene averne una in più. Poi le cose nere sono quelle che utilizzo maggiormente nel periodo invernale, quindi va alla grande. Poi, sempre di questa linea, quindi della linea basic, ho preso anche quest'altro, che però in realtà è in rosa innanzitutto, quindi l'ho preso perché mi sembrava molto carino. L'avrei voluto anche nero, ma quando l'ho preso non c'era. Comunque è questo maglioncino con, quindi, al dolce vita, quindi si ha questo dolce vita, è abbastanza stretto, quindi aderente. E ha anche lei le maniche con le perle. Questa qui l'ho immaginata perché effettivamente io metto tantissime cose sul nero, sullo scuro comunque, quindi per dare un po' di colore, magari con un pantalone nero metterci su, o con una gonna nera magari metterci su il dolce vita rosa, secondo me è carino, quindi dà un tocco di colore che normalmente in inverno, almeno non so voi, ma io ho raramente, quindi la maggior parte delle volte in inverno-autunno mi vesto sempre di colori scuri. Comunque, allora, queste erano le cose basic che ho preso. Adesso, aspettate che le metto a posto, perché sennò qua diventa un casotto. Allora, quindi, queste 2 o 3 cosine basic che ho preso. Poi partiamo con le cose un pochino più
partiamo con le cose un pochino più particolari. Quindi ho preso un vestitino che mi avete già visto sicuramente su Instagram, magari se riesco vi metto una foto, così almeno riuscite a vederlo. Allora, il vestito in questione è questo vestito, tutto a fiori, che vedete che ha il collo alto, aspettate, che ha il collo alto, quindi rimane accollato qua. In realtà qui in mezzo c'è un grosso scollo, un profondo scollo, quindi che viene coperto in realtà quando voi fate il fiocco qua davanti. Questi nastrini coprono esattamente la zona della scollatura, quindi anche se io non sono ragazza da scollature, la trovo molto carina, molto elegante, onestamente mi piace veramente tanto. Poi anche la manichetta, che non è di quelle classiche corte tipo questa che indosso, è un pochino più lunga, e poi ha, diciamo, la parte sopra che è un pochino più trasparentino, per quanto possa essere trasparente un tessuto nero, comunque non lo è più di tanto, però è trasparentino. Invece la parte sotto vedete che ha la foda là dentro, quindi è molto meno trasparente. Questa è molto carina, l'avete visto, l'ho indossata con questo giacchettino sempre di Zara. Mi piace molto, molto di più quasi col giacchettino sopra, quindi con qualcosa sopra, anziché da sola la manichetta, perché fa un po' giapponesina questa manichetta insieme a questa scollatura. Però è molto molto carino, e tra l'altro io questo vestito l'avevo scopiazzato da... come si chiama? Da Elle October, che è una youtuber di Londra, e l'aveva indossato con la cintura di Gucci, quella che va tanto adesso in vita, ed era fantastico. Avessi la cintura di Gucci, probabilmente farei sempre quell'abbinamento lì, perché ci stava veramente molto bene. Altra cosa che ho scopiazzato sempre da Elle October è questa tutina, che perdonatemi è stropicciatissima perché è stata dentro il sacchetto in attesa di fare, di registrare questo haul, ed è questa tutina che io trovo veramente adorabile, fatta in stile blazer, quindi fatta proprio, vedete, fatto stile blazer, con questi bottoni a forma di, diciamo, sono tante perline tutte appiccicate, ed è una tuta, non è un vestito. Se voi l'aprite qua ci sono i pantaloncini, ed è molto simile a una che avevo preso quest'estate. La differenza è che quella è smanicata, quindi sapete, con le mie strisce la bronzatura non è che vada molto d'accordo, invece questa ha la manica a tre quarti e ha il pizzo in fondo alla manica. In più il pantaloncino mimetizza anche la fantastica abbronzatura delle gambe, perché come sapete, insomma, per via del lavoro io abbronzatura strisce fondamentalmente, quindi questo mimetizza perfettamente tutte le varie strisce che ho per via del lavoro, ed è molto molto bello. Anche questo è più scollato del mio solito, infatti non so cosa mi sta prendendo ultimamente, sto iniziando ad acquistare cosine un pochino più scollate, normalmente mi vedete sempre super accollata, però diciamo che anche questo, pur essendo una scollatura che sembra molto profonda, in realtà indossata poi copre benissimo, quindi in realtà non è fastidiosa, ecco. Mi sono dimenticata di dirvi il prezzo del vestito prima, aspettate che vediamo se c'è ancora. No, vediamo un attimo. Allora, vestito 49,95, invece la tuta è un po' più cara, la tuta ha ancora il cartellino perché non l'ho ancora utilizzata, viene 59,95, quindi tutto sommato non è proprio così tanto economica, però mi piaceva così tanto che ho detto vabbè, dai, facciamo sta pazzia e compriamola, perché è veramente molto carina, secondo me la utilizzerò tantissimo per le cene invernali, già ne un paio in questo periodo e penso che utilizzerò questa tutina. Poi altre cose che ho preso, allora cominciamo con i mini sacchettini. Allora, in uno dei due sacchettini sono andata appositamente per prendere un accessorio. Questo accessorio sono questo paio di orecchini che avevo visto, mi sembra su Instagram, da Alice De Togni, e mi piacevano veramente tantissimo, quindi alla fine ho deciso di acquistarli. Questi costano, insomma, relativamente poco, costano 9,95 euro, quindi secondo me, per quello che sono, secondo me sono molto eleganti. 9,95 non è poi così tanto, ecco, vedo orecchini che costano molto di più, insomma, di qualità e di anche design molto inferiore, di conseguenza questi, io ho fatto per esempio anche soltanto un giro da H&M, ho visto gli orecchini, per la carità ce n'erano alcuni carini, però alla fine allo stesso prezzo ho preso questo paio di orecchini che onestamente mi piace molto di più, ed è molto 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 fine secondo me, è grosso quindi luminoso, però è molto fine al tempo stesso perché appunto ha queste perle. Poi passiamo al resto, vi faccio vedere, ho preso ancora due cosine, diciamo un outfit intero, perché in questo periodo io, mentre una volta compravo capi di abbigliamento singoli e basta, quindi magari poi arrivavo a casa e non sapevo con cosa indossarli, adesso ho preso l'abitudine di comprare sempre l'outfit, quindi non prendere mai soltanto la maglia o il pantalone o la gonna, di prendere sempre l'outfit, quindi di cercare in negozio già qualche cosa che sta bene insieme, perché sennò a casa effettivamente a volte, avendo cose basic, magari si riescono a fare comunque gli abbinamenti, però preferisco onestamente prendermi
l'outfit intero, così so già con cosa indossare quelle cose. Allora, l'outfit è stato ispirato da questa gonna che quando l'ho vista mi sono innamorata, ed è questa gonnellina che Zara ultimamente sta facendo delle gonne veramente carine, ne ho prese parecchie questa stagione di gonne. Comunque, questa è veramente molto carina, vedete, è in tweed, tutto nero con le righine sul bianco, e poi la cosa particolare è che ha questo inserto di pelle, quindi ha questa parte di pelle, chiaramente ecopelle, e anche il bordino intorno, quindi anche sul retro, se la vedete, il bordino in fondo è di ecopelle. È molto bella, molto morbida, e l'ho abbinata con questa, scusate il prezzo, 39,95, anche questa non era economicissima, però mi piaceva, e l'ho abbinata con questa magliettina che veramente mi piace un sacco, di quelle super basic, anche questa l'ho pagata 15,95 in taglia M, perché insomma sono abbastanza aderenti, io non riuscivo a far entrare la mia mano dentro il polsino. Comunque, questa tutta bianco panna con il colletto che è molto carino perché è a contrasto, la stessa cosa anche il bordino della manica che è a contrasto. Onestamente con questa gonnellina mi piaceva molto, l'ho provato insieme, mi piaceva tanto, anche per esempio avevo una giacchetta, avevo un blazer lungo e ci stava veramente molto bene, quindi ho deciso di fare questo abbinamento. Allora, mi sa che gli acquisti sono finiti? Sì, gli acquisti sono terminati. Allora, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, siete pronte perché farò l'upload anche non soltanto di questo video, ma nei prossimi giorni farò l'upload anche degli altri acquisti. Vi indico qua sotto, semplicemente perché sono qua sotto gli altri acquisti. Quindi, semplicemente, mi raccomando, mettete il pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere altri video e spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, alla prossima!